Ciao ragazzi, oggi giornataccia, partita all'alba con l'insilato, adesso pranzo cambio, si va a Trebbiare, ma il trattore che dovevo usare per il trasporto della soia, niente, non ha voluto collaborare, perciò cambio mezzo in velocità, andiamo a staccare l'erpice e attaccare il rimorchio e poi raggiungiamo in velocità la Trebbia. Venite con me? E vabbè, se non c'è un imprevisto al giorno qui non siamo contenti. No, scherzo, un imprevisto al giorno no, però lavorando capita. E quindi niente, scusatemi, sono quasi senza voce, ma abbiamo fatto tutto di corsa, poi sembra ancora estate qui, è caldissimo. E mi avete visto staccare l'erpice, poi sono andata ad attaccare la campana dell'attacco traino. Ho lubrificato prima con un po' di olio, che così i perni passavano meglio. E infine abbiamo attaccato il rimorchio. E ora ci stiamo dirigendo verso il campo di soia dove mio papà sta trebbiando la soia. Oggi siamo da un cliente che trebbia la soia di secondo raccolto che ha seminato verso i primi di luglio. Prima c'era l'orzo. La soia è un T45 della Pioneer e è stata irrigata e poi vedremo quanto fa. Quest'anno i raccolti della soia non stanno andando malissimo, anzi rispetto al mais stanno andando più che bene perché col mais è stata una catastrofe e a causa della siccità, mentre la soia, dai, non c'è male. Bene, allora, primo scarico fatto, la trebbia aveva già finito di trebbiare, io ho fatto più in fretta possibile. E ora ci stiamo dirigendo verso il secondo campo. Mi hanno detto che c'è l'entrata stretta. Eccoci, noi la prendiamo bella larga. Bene, ed eccoci arrivati sul secondo campo. Sì, qui dalle nostre parti purtroppo ci sono tutti i fazzoletti di terra. Forse ve l'ho già detto, vero? E niente, perciò la scomodità, diciamo, della soia è che devi staccare e attaccare alla barra perché la porti col carrello. Noi abbiamo una barra della New Holland Super Flex 740 da 7,40 m di taglio, appunto. E quindi sì, diciamo che ci sono tanti tempi morti tra il cambio campo e attacco e stacco la barra. Che a fine giornata i minuti si sommano e non è poco tempo. D'altro canto c'è chi sceglie la barra che è pieghevole, che quindi resta sempre attaccata alla trebbia, ma ognuno fa le proprie scelte, noi abbiamo optato per quella fissa. Volete sapere come si fa la prova umidità della soia? A mano, anzi a dente. Allora prendiamo un baccello, poi lo mettete in bocca. E no, questa secondo me fa sui 16. Se scrocchia, hai sentito? Se fa stack,
vuol dire che è secca, quindi intorno ai 14 di umidità più o meno, e quindi è giusta da trebbiare, poi ovviamente chicco più chicco meno. Vabbè, ormai l'avete capito che oggi è una giornata un po' così, un po' di corsa. Io ora raggiungo la trebbia nell'altro campo e poi andrò a scaricare appena il rimorchio sarà carico. E poi mi allungherò verso Bologna, verso Eima, perché dal 9 al 13 novembre c'è la fiera. Voi ci sarete, io sarò lì con tutto il team di Omni Trattore e vi aspetto. Mi raccomando, non mancate. Un bacio a tutti da Giulia.